Toglietemi una curiosità. A chi al di fuori del nostro circolo di amici avete mai svelato chi siete veramente? Cazzo! Adoro i martini, disse Mabel, ma ho imparato a berne due al massimo, perché con tre sono sotto al tavolo e con quattro sotto al cameriere. Signor Elliot? Lei è la signora Thomas. Nell'MI5 è famosa. Come vi siete conosciuti? Lo conobbi nel 1940, la prima notte del Blitz. Kim Philby. Posso solo dirle che eravamo in guerra con la Germania e che Kim era una delle menti più efficaci e valide dello spionaggio. Perdonatemi se sembro immodesto dicendo che sono un uomo dotato di intelligenza. Sorveglianza, sabotaggio. Lo spionaggio qualche volta può essere inebriante. Se il brivido di ingannare il nemico è sufficiente per la maggior parte di noi, non lo è, a quanto pare, per Kim. Sono state sollevate delle domande, Kim. Il ministro degli esteri ha detto che in passato è stato associato ai comunisti. L'ultima volta che ho parlato con un comunista è stato nel corso del 34. Era una spia della Russia. Era un comunista. E tu l'hai mancato per un soffio. L'unico tipo di persona da cui il KGB dovrebbe stare alla larga è un alcolizzato fuori controllo. Ti riporto a casa. Kim! Per il giorno in cui io e te potremo fidarci solo l'uno dell'altro. Quante persone pensa che abbiano ucciso i sovietici con le informazioni ottenute da Philby? Centinaia, probabilmente migliaia. I servizi segreti russi non dovranno mai più essere sottovalutati. Tradimento. Ecco di cosa ti sto accusando, per essere chiari. Anche se hai nascosto il tuo vero io per tutti questi anni, ti conosco ancora meglio adesso. Quante volte devo dirtelo che non sono un traditore? Mi dispiace.